Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torniamo a parlare di carceri, in modo particolare torniamo a parlare di Sollicciano. Lo facciamo perché è passata circa una settimana da quello che è stato l'ultimo evento fatale, il suicidio di un ragazzo di 20 anni fa, di tunisino, che si è tolto la vita proprio in una cella del carcere fiorentino, che è stato soltanto l'ultimo evento, diciamo, di oltre 50 suicidi che sono avvenuti quest'anno nelle carceri italiane, con un bilancio che, se perdura in questo modo, rischia di essere uno dei peggiori degli ultimi anni, il peggiore della storia recente, ma che banalmente, al di là dei numeri, racconta un'altra volta, ancora una volta, la storia delle nostre carceri, delle nostre prigioni, che in Italia sono veramente ai minimi livelli di dignità rispetto anche agli altri paesi europei, e su questo non fa eccezione anche la nostra Firenze, la nostra Sollicciano. Mi fa piacere tornare a parlare di questo con due graditi ospiti, lo abbiamo fatto spesso in questa settimana, passando da tante sfaccettature. Questa sera lo faremo nuovamente sul fronte politico e anche sul fronte però di chi in carcere ci entra tutti i giorni. Per questo abbiamo in studio Alberto Conti dell'associazione Pantagruel, che saluto e ringrazio. Buonasera, grazie per essere con noi. E grazie mille in collegamento al segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Buonasera onorevole, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Anche perché l'impegno da questo punto di vista di Più Europa, in realtà di tutto il mondo radicale, è sempre stato il più forte, e tra l'altro proprio ieri, e partirei da questo, poi nel corso della puntata vi dico già che ascolteremo anche le parole dell'imam che lavora dentro Sollicciano, Hamdan, lo abbiamo raggiunto in queste ore, abbiamo parlato anche con lui, ve lo farò sentire, ma io partirei dalla cronaca, perché la cronaca racconta della maratona oratoria contro i suicidi in carcere organizzata nelle varie città italiane, dalle Camere Penali, dall'Unione delle Camere Penali, e che si è conclusa a Roma, che tra l'altro si conclude, Magi, in una situazione in cui è arrivato il decreto Nordio, che era stato appellato come il decreto svuota carceri, che in realtà però denunciano in tanti, non ha quella misura drastica nel migliorare le condizioni delle nostre carceri. È così? Purtroppo è così. Tra l'altro c'era una grossa aspettativa nel mondo penitenziario e soprattutto tra i detenuti, tra i familiari dei detenuti, per questo provvedimento del governo. C'era aspettativa perché la situazione sta diventando davvero insostenibile, le carceri italiane sono effettivamente al collasso per il sovraffollamento, perché c'è stata anche un'impennata, dobbiamo dire, degli ingressi in carcere, soprattutto a seguito di alcune misure adottate negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo dal governo, su questo poi dirò qualcosa, però il decreto che è arrivato ha creato una grossa delusione. Effettivamente non c'è nessuna misura emergenziale. Se uno fa un decreto dovrebbe adottare appunto delle misure di necessità e urgenza, questo dice la nostra Costituzione, ma in quel decreto ci sono anche alcune misure positive, l'assunzione di 1000 agenti penitenziari, ma come sappiamo nelle carceri italiane mancano medici, psichiatri, mediatori, educatori, manca soprattutto quello che può dare qualità al tempo della detenzione, e cioè formazione lavorativa, formazione professionale, contatti con l'esterno, e quindi non c'è quello che ci si aspettava tutti, insomma, che ci fosse almeno quell'avanzamento sul provvedimento di liberazione anticipata speciale che ha proposto Roberto Giachetti, che abbiamo sottoscritto tutti. È una misura che già esiste, ma a portarla almeno dai 45 ai 60 giorni, cioè ogni 6 mesi di pena scontata, uno sconto nella pena ancora da scontare. E questo non c'è. Quindi c'è stata tanta retorica, ma è stato partorito qualcosa di gravemente insufficiente. Nel frattempo però il governo continua a creare nuove norme che aumenteranno gli ingressi in carcere. Il capo del DAP nell'ultima audizione alla Camera ci ha detto che ormai siamo a più di 400 ingressi al mese, nuovi ingressi al mese,
potete immaginare con la situazione estiva, con le temperature che tutti stiamo soffrendo, quale sia la situazione nelle carceri italiane. Senta, su questo Conti, voi che ci entrate nelle carceri, proprio su questo, perché tra l'altro se non sbaglio Sollicciano ha detto che i numeri cambiano e variano da mese a mese, nonostante la situazione italiana che credo sia in termini di sovraffollamento al 140%, mi pare la cifra sia più o meno questa, a Sollicciano in questo momento non c'è il sovraffollamento ma le condizioni sono critiche, sono drammatiche, lo diventano sempre di più in estate, quando tra l'altro aumentano anche i suicidi, non soltanto a Sollicciano, questo ovunque, evidentemente per le condizioni in cui si vive all'interno del carcere. Non c'è soltanto un problema di troppe persone, c'è anche un problema di come sono costruite le nostre carceri e di quanto apporto esterno in termini di proposte, in termini di percorsi, in termini di supporto psicologico e psichiatrico si può dare, riusciamo a dare a questi detenuti. Lei che situazione trova dentro Sollicciano quando ci entra dentro? Ma una situazione di degrado totale, di dolore, di violenza. Se fai un giro per Sollicciano, muri scrostati, infiltrazioni d'acqua, muffa. Noi possiamo arrivare fino a un certo punto, nelle celle non possiamo entrare, ma arriviamo all'inizio dei reparti ed è una cosa ignobile, un puzzo dilagante, cioè soprattutto ora in estate è una cosa terribile. Fa un caldo allucinante, ma veramente allucinante, non sto scherzando. Ora, se non è definibile come tortura tutto questo, poco ci manca, insomma. Questi apporto dall'esterno, cosa? Questi non fanno nulla tutto il giorno. Cioè lavorano un mese sì e tre no. E il lavoro poi non è che sia una cosa incredibile, cioè si tratta di spazzare per terra, di portare il vitto, queste cose, quindi non c'è niente di formazione. Stanno buttati in una cella per 20 ore al giorno, un paio d'ore d'aria nei passeggi, che sono una cosa a vederli da fuori terribile, perché tu vedi questo quadrato di cemento armato. E le persone che vanno su e giù, su e giù, su e giù, come gli animali in gabbia, perché devono camminare un po'. Quindi non è una situazione dignitosa, non è una situazione di recupero della persona, è un qualche cosa che è anticostituzionale fondamentalmente. Cioè l'unica pena prevista è la privazione della libertà, punto. Il resto non sono pene previste, sono pene accessorie che vengono combinate soltanto per le situazioni in cui versano le nostre carceri sostanzialmente. Esatto. Senta Magi, su questo il nostro paese purtroppo ha anche una storia, no, di infrazioni europee che abbiamo subito in termini di sovraffollamento, che rischiamo nuovamente visti quelli che sono i numeri a livello nazionale, ma viene da dire una cosa, io su questo voglio essere anche molto laico, come si dice, non può essere quello delle nostre carceri un problema soltanto di questo governo. Detto quello che raccontava lei, cioè dell'inasprimento di alcune pene che rischiano di portare ancora più popolazione all'interno delle carceri, ma è un problema che si tramanda da anni, da decenni nel nostro paese e nessun governo ha mai veramente invertito la tendenza di questa cosa. Che cosa serve dal suo punto di vista? Risorse, prima di tutto? Ma intanto è vero, il nostro paese ha una storia di condanne pesanti da Torreggiani proprio legate alle condizioni di detenzione e purtroppo ci viene da dire in questi giorni, in questo periodo, che sono condanne che non ci hanno insegnato nulla. Dunque c'è un aspetto che riguarda proprio il mondo carcerario e quindi la riforma del mondo carcerario. Su questo ci sono delle proposte sul tavolo. Cioè, al di là delle misure di emergenza che devono intervenire come una valvola di sicurezza quando il sovraffollamento raggiunge dei livelli di guardia e quindi liberazione anticipata speciale, ma dico io anche non può e non deve essere un tabù parlare di amnistia nel nostro paese di fronte a delle situazioni che è stato detto bene poco fa, sono incostituzionali ma sono di vera e propria criminalità da parte dello Stato, non so come dire, cioè quando ci sono i suicidi e noi non consideriamo mai i tentativi di suicidio, certo, che sono quasi 1000 quest'anno, quindi persone salvate in extremis per l'intervento della polizia penitenziaria, degli operatori o degli altri detenuti. Ecco, a parte le misure emergenziali, le misure di riforma, ad esempio noi abbiamo proposto l'istituzione di case di reinserimento sociale, cioè luoghi nei quali varano i detenuti che hanno meno di un anno di pena da scontare. Sono 8.000 in questo momento nel nostro paese e siano tutti luoghi esterni alle carceri, una sorta di semi-libertà, tutti volti però alla formazione lavorativa e alla formazione professionale. Quindi un
graduale reinserimento all'interno della società e nel mondo del lavoro, perché nelle carceri come sono oggi è impossibile fare questo. Fino ad arrivare al diritto all'affettività in carcere, all'inizio di quest'anno una sentenza della Corte Costituzionale storica ha sancito, proprio perché la pena deve essere solo violazione della libertà, che c'è un diritto dei detenuti a vivere la propria vita affettiva, fin anche la vita sessuale. E il Ministero si deve organizzare, non ha ancora fatto nulla, ma perché è ovvio che in quelle condizioni di sovraffollamento andrebbero realizzati anche degli spazi appositi. Figuriamoci. Poi l'altra questione è quella delle politiche criminali, si sarebbe detto una volta, cioè quali sono i motivi per cui si finisce in carcere? Nel nostro paese un terzo dei detenuti finiscono in carcere per la violazione di una legge, anzi di un articolo di una legge, l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Ora, a me va benissimo che il governo, il ministro Mantovano facciano le loro campagne di moralizzazione in televisione, tutti le guardano, alcuni ridono, altri sorridono, che comunque non hanno nessun impatto sulla circolazione di stupefacenti. Quello che è intollerabile è che si continuino a riempire carceri anche per reati di lieve entità Ah, legati agli certo. Sì. stupefacenti. Il decreto Caivano ha aumentato le pene per i fatti di lieve entità e anche per i minori, quindi noi abbiamo avuto un'impennata degli ingressi negli istituti minorili a causa di quella norma. Io penso che intervenire su quella legge sia un'emergenza, perché più del 30% di chi entra in carcere ogni anno in Italia c'entra per quel Sì, motivo, sì, per sì, sì. superfacenti. È chiarissimo. Tra l'altro, Conte, tra poco sentiremo anche le parole dell'imam che su questi argomenti, proprio su questi, viaggia. Ma uno dei problemi sostanziali, inasprito anche effettivamente negli ultimi tempi, è anche la giovane età di tantissime carcerati. C'è un'età media molto bassa. Io proprio ieri ne parlavo per quanto riguarda i suicidi. Ad esempio, la media dell'età in cui ci si uccide, in cui ci si toglie la vita in carcere è 38 anni. A livello nazionale, invece fuori, nella società, fuori dalle carceri, siamo intorno ai 55-56, vuol dire che anche per un ragazzo giovane, soprattutto per un ragazzo giovane, il carcere non solo non è quella forma di recupero che dovrebbe essere a livello costituzionale, ma è qualcosa che completamente azzera le possibilità di vita, la visione di quello che uno può fare della propria vita, della propria identità, della propria speranza, no? È così. Sì, certo, io ho parlato l'altro giorno con l'area educativa e ho segnalato un caso che a mio avviso può diventare un ennesimo suicidio. C'è un ragazzo di 20 anni, 20 anni, cioè una cosa che la trovo una cosa atroce andare in galera per 20 anni, ma non perché ha fatto, perché ha ammazzato chissà chi, per una cretinata, è dentro. All'inizio io me lo ricordo un po' spavaldo, sbruffone, come si può essere a 20 anni. Ora, dopo boh, 8 mesi che è dentro, è una larva. Cioè non fa più nulla, non vuole fare più niente, non vuole vedere nessuno. Io l'ho segnalato all'area educativa dicendo guardate, questo è un problema. Mi hanno risposto, oh, ce ne eravamo dimenticati. E questo è in attesa di giudizio. Cioè tu distruggi la vita di una persona perché ha rubato 5 euro, sul serio, ti sto Sì, dicendo sì, siamo a sì, questi sì. livelli, perché ha rubato una cintura, perché è una reiterazione del reato, e questo qui magari è un tossico per procurarsi la roba, ruba qualunque cosa, ma è possibile che mandi dentro gente così? Cioè, Soprattutto in attesa di giudizio, questa è una sì, delle storture, no, ma più se non vuoi assurde. ragionare col cuore perché non te l'hanno dato in dotazione, ragiona col portafoglio, cioè Certo. questi qui costano, produce più delinquenza di quella che vorresti combattere. È un'università del crimine, la chiamano gli educatori stessi, la Sì, chiamano sì, sì, sì. l'università del crimine. Quindi a 20 anni entri dentro, che magari appunto per un reato stupido, ne esci dopo un anno, 2 anni, 3 anni, che sei perfettamente formato. Quindi ottieni l'esatto contrario di quello che vorresti fare. Senta Magi, poi la salutiamo, ma ringraziandola, volevo chiederle anche questo. C'è anche un altro aspetto, oltretutto, perché al 30% diceva lei, no, di chi è dentro i carceri per reati minori legati di fatto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma per reati minori si somma un altro 20%, se non sbaglio, di persone che sono tossicodipendenti e che avrebbero bisogno probabilmente, quindi si arriva a un 50% di persone che avrebbero bisogno di altri percorsi, anche dal punto di vista sanitario, perché oltre a essere un'università del crimine, il carcere è anche un'università delle malattie, purtroppo, dove un vero e proprio luogo dove ci si contagia, si entra sani e si esce malati. E anche questo è un altro aspetto terribile su cui, tra l'altro, come dire, siamo anche lì sul limite del rischio torture per quanto riguarda anche possibili sanzioni europee.
Esattamente così, e consideriamo anche che molte persone entrano in carcere senza avere ancora, diciamo così, una dipendenza o un uso problematico di sostanze che è conclamato, conosciuto dal sistema sanitario, e quindi attraversano dei periodi durissimi inizialmente prima di entrare in contatto con il SERD o comunque con l'assistenza sanitaria, in modo da avere un aiuto. Quindi sono condizioni di vero e proprio inferno che queste persone, spesso giovanissime, devono attraversare. Dovremmo tutti quanti fermarci e chiederci che senso ha per la nostra società, ma che senso ha per l'interesse pubblico un luogo del genere. È un luogo in cui effettivamente le possibilità di un recupero e di un inserimento sociale, cioè l'obiettivo per cui esiste il carcere in base alla nostra Costituzione, sono ridottissime, perché sono pochissime, sono poi una percentuale bassissima di persone che riescono davvero a fare un'attività lavorativa. La maggior parte riescono in realtà a fare quelli che sono dei non lavori, cioè lavori al servizio dell'amministrazione penitenziaria, cioè sostanzialmente servire i pasti o pulire gli ambienti del carcere stesso. Non è questo che dovrebbe essere l'obiettivo del carcere. E poi, come diceva lei, la difficoltà ad avere una assistenza sanitaria minima. Io ho incontrato persone che avevano dei problemi di salute molto gravi, semplicemente perché erano peggiorati nell'arco di mesi nei quali hanno aspettato di poter avere una visita specialistica. In carcere tutto, anche un mal di denti, può diventare qualcosa di atroce, semplicemente perché il tempo passa, certo, e non si ricevono cure adeguate. Certo. Io spero che vi sia da parte di tutta la società, è stato importante ieri l'appuntamento dell'Unione delle Camere Penali, ma che si continui a chiedere a questo governo, non perché è di questo colore politico, ma perché ha la responsabilità e la possibilità di fare qualcosa, di muoversi prima dell'estate. Sarà un'estate altrimenti infernale, con dei costi altissimi. Ieri abbiamo visto la situazione di Trieste, che è esplosa in una rivolta nella serata di ieri, e purtroppo temiamo che non sarà l'ultima situazione critica. Assolutamente, grazie mille a Riccardo Magi per essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Grazie. Anche per l'impegno su questi temi, che è un impegno che va profuso veramente a 360 gradi, come diceva Riccardo Magi. Io vi faccio sentire adesso anche un estratto, ovviamente un taglio dell'intervista che abbiamo realizzato all'imam di Sollicciano, che in realtà Hamdan al-Zikri, così si chiama, è anche un mediatore culturale, lo fa di formazione, dentro il carcere segue i detenuti di religione musulmana e ci ha raccontato anche quelle che sono appunto il modo di vivere e soprattutto i problemi dei ragazzi più giovani all'interno del penitenziario fiorentino. Vediamo. Hamdan, qual è la situazione in questo momento a Sollicciano dopo i gravi episodi dei giorni scorsi? Purtroppo ad oggi non sono riuscito ad accedere al carcere di Sollicciano dopo, insomma, l'evento del suicidio del giovane ventenne che conoscevo, che veniva a frequentare la preghiera. Che cosa spinge un ragazzo di 20 anni, di quell'età, a fare un gesto così estremo? Purtroppo c'è una disperazione estrema, non giustifica il fatto del suicidarsi, ma quando una persona perde la speranza, soprattutto un giovane ventenne che ha ancora è in ricerca di una identità, di una vita, quindi è praticamente quando si chiudono le porte. Poi purtroppo la maggior parte in quella struttura sono giovani. Sollicciano, io, per me è un quartiere, una piccola città con diverse lingue, diverse culture, diverse appartenenze. Certamente se abbandoniamo le persone così in maniera, come dire, senza prendere cura, la povertà, i bisogni e il non risposte, l'attesa dell'udienza, l'attesa della chiamata, l'attesa dell'avvocato,
si trasforma in rabbia e disperazione. Per quanto riguarda sempre il tuo lavoro, ci sarebbe bisogno di più mediatori culturali, di più associazioni? C'è più bisogno di volontari, di attività sociale, di attività culturale, e non dobbiamo anche sostituire lo Stato. Il mio lavoro è volontariato, come ci sono tanti altri, abbiamo tanto tanto altro bisogno. Come la religione viene in aiuto di queste persone? L'elemento religioso coltiva la speranza, coltiva la misericordia, e cerca di insegnare la persona che al riscatto che puoi ricominciare. Tu non sei il tuo reato che cammina, tu sei una persona con una dignità che devi cercare di ricominciare. La tua vita non si ferma qui. Questo è molto importante. Però non è semplice, soprattutto dove c'è un analfabetismo sia culturale sia religioso molto alto, e in una struttura del genere non basta il venerdì, quindi bisogna avere un lavoro costante sia culturale sia spirituale e religioso per riuscire a ottenere dei risultati positivi. Allora, questo era Hamdan, l'imam di Sollicciano, insomma, che va lì a parlare con i detenuti una volta a settimana, venerdì, ci raccontava, insomma, che fuori onda, che è veramente troppo poco, servirebbe molto molto di più. Servirebbe di più, Alberto Conte, anche rispetto a quanto fate voi, che fate già tantissimo in Pantagruel, negli incontri, nel supporto ai detenuti. Che cosa fate, quali sono le cose che più spesso, se c'è un filo rosso, diciamo così, nelle richieste, nelle istanze, nei dubbi, nelle preoccupazioni che hanno i detenuti, vi portano ai vostri colloqui? Allora, noi forniamo innanzitutto vestiti, per esempio. Loro, se arrestano uno adesso in pantaloncini e infradito, se non ci fossimo noi a gennaio sarebbe ancora così. Quindi noi gli diamo i vestiti. Forniamo occhiali, perché è un problema in carcere che dopo pochi mesi la vista comincia a diminuire, quindi ha bisogno di occhiali, quindi li diamo gratis a chi ne ha bisogno, un piccolo contributo, cioè a chi non ha soldi, un piccolo contributo a chi ha più soldi. Abbiamo un progetto di asini, ci sono due asine dentro la parte femminile, ed è bellissimo, perché veramente abbiamo visto dei risultati incredibili nelle persone che si occupano di questi animali. Abbiamo un laboratorio di bambole, sia interno che esterno, nella nostra sede di Via di Mezzo. Facciamo tanti colloqui, fondamentalmente. I colloqui possono essere o richieste di aiuto, mi mandi questi soldi a casa, contatta la mia famiglia, per favore, eccetera, eccetera, oppure anche un semplice dialogo. Cioè, in un luogo dove hai paura a parlare, non sai con chi parlare, via discorrendo, una persona con cui anche aprirti e raccontare il tuo disastro, perché sono tutti disastri, tutti di povera gente. Io, saranno un po' più di 2 anni che entro, ho visto uno solo, Verdini, ecco. Un breve passaggio di Verdini, ma di gente importante, coi soldi, non ho visto nessuno. Cioè c'è la povertà, come diceva l'imam. La povertà più assoluta, gente che veramente non ha nulla, non hanno nemmeno i denti, essendo tossici, una valanga di gente senza denti, quindi non è la cosa romantica delle serie televisive, capito? È proprio, certo, un luogo di uno squallore estremo, e se, fino a che io non me ne rendevo conto, quando ho cominciato a frequentare il carcere, ho visto proprio... Questi sono proprio i dannati della terra, gli ultimi, e non è possibile vivere così. Senta, io c'è una questione a me che su cui secondo me è assurda, credo solo nel nostro paese possa esistere una cosa del genere, cioè che tutto poi alla fine ciò che viene fatto come cuscinetto per cercare di far vivere leggermente meglio le giornate a questo tipo di, a queste persone, al netto della pena che devono scontare, su cui nessuno, come dire, transige rispetto a quella che la pena è stata combinata dal tribunale, per cercare di farli vivere dignitosamente, se non altro, che sia tutto demandato sostanzialmente all'associazionismo, al volontariato di fatto, cioè a persone, certo, che in maniera anche individuale, personale, soggettiva, lo fa dalla guida spirituale all'associazione che si occupa dei bisogni minimi, che non ci sia nemmeno un'idea di renderlo una forma statale, renderlo una forma pubblica, di istituzionalizzare questa serie di esperienze. Non è una cosa assurda, al netto della buona volontà degli eroi che, come voi, insomma, tutti i giorni poi entrano nelle carceri. Non è una cosa assurda, è una cosa cattiva. Cioè, a chi interessano i carcerati, fondamentalmente?
Chi ne parla? Quando se ne parla solo quando si suicida qualcuno, quindi quando si è superato il limite. Poi se uno ha 20 anni, quello ancora di più, ma si suicidano anche le guardie. Sì. Cioè, la cosa dei suicidi è veramente diffusa, perché è un luogo dove non è possibile altro che, ripeto, dolore, afflizione, degrado, mancanza di speranze, cioè non c'è nulla. Non è che uno mi diceva, io so sparare benissimo, ma non so fare nulla, insegnatemi un mestiere, ma non voglio diventare un ingegnere, fatemi fare l'idraulico, l'elettricista, qualunque cosa, no? Se no io esco fuori, che cosa faccio? Come faccio a vivere? Ma son tutti così, ora io non voglio giustificare nessuno, ma sinceramente di fronte al nulla, di fronte alla povertà, di fronte alla mancanza di formazione, ma io che cosa faccio? C'ho una famiglia, c'ho dei figli, il discorso è sempre lì, non è che ci vuole tanto a capirlo, soprattutto non è produttiva questa cosa, io creo più delinquenza, quindi certo. Per me è una spesa in più. Senta, voglio chiedere un ultimo paio di cose, una velocemente, perché poi c'è anche da dire questo, non tutti i carceri sono uguali, non tutti i penitenziari sono uguali, sono quelli dove si vive peggio, al netto anche del numero, chiaramente più grandi sono, più complicata ovviamente la gestione all'interno, ma noi abbiamo raccontato nel nostro tour che facemmo andare da Tarantino, insomma un tour, nel nostro giro delle carceri toscane un annetto fa, anche di situazioni virtuose, cioè ad esempio quello di Massa, se non sbaglio, uno dei carceri più ricchi che ci sono, perché lì si producono, c'è una linea di produzione all'interno di coperto, lenzuola per le varie carceri italiane, quindi è più ricco il carcere, sono più ricchi i detenuti che qualcosa guadagnano dal lavoro, ma è più ricco il carcere, quindi si possono assicurare percorsi migliori e vari tipi, quindi cioè, c'è anche il modo per farli funzionare meglio da questo punto di vista. Lei, non voglio chiedere, come dire, dal punto di vista della sua soluzione, ma perché secondo lei poi alla fine sono dei microcosmi molto chiusi in cui non si riesce nemmeno a creare degli standard minimi in Italia? Senta, sinceramente non lo so, non le so rispondere a questa domanda, so che comunque a Sollicciano volendoci si potrebbero fare tante cose, ci sono tantissimi spazi anche vuoti, c'è una quantità di terra mostruosa, è enorme, quindi anche solo fare degli orti, capito? Anche creare un tipo di economia che le remunerativa anche sia per i carcerati, vendere all'esterno, si potrebbe fare tante cose, il perché non venga fatto non lo so. Io non voglio puntare il dito contro l'amministrazione o altro, perché immagino anche loro abbiano i loro problemi, la loro mancanza di fondi e via discorrendo. Fatto sta che è un luogo da buttare giù, rimettere e rifare, con anche altri criteri di umanità. Cioè, quello che è incredibile per me è, io voglio restare, ma voglio essere umano, voglio restare umano. Ed è quando, ogni volta che io entro, all'inizio mi scioccava la cosa, io non mi voglio dimenticare la sensazione di queste sei porte che si chiudono man mano che io vado verso le sezioni, c'è una limitazione totale dello spazio, della libertà, di qualunque cosa, io voglio restare umano, perché comunque sono esseri umani, vengono trattati meglio gli animali, sei più punibile se frusti un cane che se picchi un marocchino, chi se ne frega, cioè, siamo a questi livelli, capito? Senta, mi ha fatto veramente piacere parlare con lei, però voglio anche sfruttare questo spazio per un minimo proprio di servizio per quello che possiamo fare. Chi avesse sentito l'intervista, in generale volesse collaborare con voi, come può fare? Può farlo con donazioni, c'è il nostro sito pantagruel.it, c'è l'Iban, fondamentalmente con donazioni, perché poi con questi soldi noi li investiamo appunto nelle varie attività che ci sono. Questo è molto importante, quindi come dire, se potete date una mano, perché ci sono persone che poi alla fine sul campo lavorano anche per cercare di dare dignità a queste persone. Grazie mille Alberto Conti per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito da casa, non terminiamo qui con Telegram e con gli altri appuntamenti nel parlare di queste questioni che ci terranno impegnati il più possibile su cercare di accendere un faro, un riflettore su queste tematiche, sulle condizioni delle nostre carceri. Ci fermiamo qui però per questa puntata. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.